Buonasera a tutti, io sono molto grato, come credo tutti i colleghi, a Brian Norris e a tutti coloro che hanno voluto dallo scorso anno a quest'anno questa iniziativa Sublimar che ci vede impegnati tutti perché parlare di laicità voglia dire in modo etimologico parlare di vicende, cose, contenuti che riguardano il popolo. Laos in greco significa popolo, dunque tutti coloro che ne fanno parte, tutte le persone che in generale fanno parte di una collettività, di una convivenza civile. E associare il tema laicità, nel senso più largo ed etimologico della sua espressione, a quella che è la dimensione religiosa, diventa oggi sempre più importante. Credo che non dobbiamo ricordare a nessuno dei presenti tutto quello che è il conflitto, la difficoltà, la complessità che una relazione tra la dimensione della fede e la dimensione della convivenza civile porta con sé. Se ciascuno di noi pensa in questo momento del XXI secolo a quali sono i luoghi del mondo in cui per ragioni più o meno false, più o meno costruite, più o meno sostenibili, violenza e prevaricazione sono associate alla dimensione religiosa, certamente l'elenco potrebbe essere abbastanza nutrito, senza che nessuno di noi sia per forza un esperto di politica internazionale. E questo discorso vale certamente anche, sia pure in forma molto diversa, in forma più strisciante, in forma più sotterranea, per quelle che sono alcune contrapposizioni che anche nella nostra società italiana variamente vediamo. Se io penso a quello che i miei figli, i nostri nipoti, le generazioni prossime potranno vedere e le generazioni attuali vedono, dal punto di vista per esempio della convivenza tra culture diverse, quello che per noi, che siamo nati nel secolo scorso, è elemento di costruzione culturale, per molti dei nostri figli e nipoti è quotidianità normale, per esempio la partecipazione, la frequenza nelle scuole materne, nelle scuole elementari, nelle medie, ormai fino alle superiori in modo molto largo, insomma, diventa un'esperienza molto importante su cui meditare a vario livello. Allora noi questa sera, molto familiarmente, molto, spero, molto quotidianamente nel senso migliore del termine, vorremmo riflettere sul rapporto che c'è, non deve esserci, esiste, non deve esistere, tra religiosità e fondamentalismo, tra fede religiosa e fondamentalismo, partendo da questo secondo elemento. Che cosa vuol dire in radice fondamentalismo? Nella scheda che abbiamo preparato per questo nostro incontro abbiamo cercato di riassumere all'inizio, nella pagina 1, quello che è il significato della parola fondamentalismo. E dobbiamo risalire, come probabilmente i presenti sanno, al XIX secolo, cioè a uno scontro, a un confronto molto aspro tra quello che era la cultura della modernità e quella che era la ricerca da parte di alcuni ambienti religiosi di tutelare i fondamenti della fede cristiana che parevano messi a rischio essenzialmente da quello che era la ricerca scientifica, l'apertura alla realtà della contemporaneità dell'epoca. Quando nel 1920 la parola fondamentalismo entra per la prima volta nei mezzi di comunicazione di massa e risaliamo per esempio a quello che erano dei periodici di ambiente protestante, noi diremmo oggi movimentista, certamente il significato aveva una certa accezione. Nessuno di noi nega, credo, il fatto che nei decenni successivi, fino a oggi, noi difficilmente associamo alla parola fondamentalismo un dato positivo, un contenuto costruttivo, un contenuto che ci fa guardare in modo sereno al futuro. Perché quel che si è costruito, quel che è avvenuto nei decenni successivi, quello che avviene ancora oggi, permette di sottolineare come la dimensione del fondamentalismo è una dimensione vista in senso sostanzialmente negativo. Certo, questo discorso facciamo dal punto di vista di coloro che cercano di essere, che sono convinti del fatto che la libertà di coscienza da una parte e capacità di dialogo interreligioso dall'altra siano due dimensioni molto importanti della convivenza comune. Chi pensa in modo diverso potrebbe ritenere quello che stiamo dicendo, quello che sto dicendo io, che diranno i colleghi dopo di me, un attentato proditorio e violento alla ortodossia, alla tradizione, insomma a quella che è, secondo alcuni, la verità della religione, la verità della fede. Ecco allora,
noi non siamo di questa idea, e i presenti possono immaginarlo, ma ce ne accorgeremo nei prossimi minuti in questo nostro breve intervenire a tre voci. Ma quello che è particolarmente interessante è farsi alcune domande. La prima domanda che viene spontanea è questa, ma in qualche modo lo introduceva prima Brian Nossa nella breve introduzione, ma fondamentalismo e religiosità sono necessariamente da considerare insieme? Cioè, chi è religioso deve essere per forza fondamentalista? O meglio, chi è credente per forza deve connotarsi in questo modo? E d'altra parte, secondo interrogativo che viene spontaneo e non soltanto in ambito cristiano, il credente deve essere necessariamente religioso? Il religioso deve essere necessariamente credente? Le due domande non sono l'una allo specchio dell'altra, sono evidentemente diverse, ma avremo modo quest'oggi di fare qualche passo per cercare di delineare qual è la prospettiva nella quale noi collochiamo questo nostro ambito. Allora cedo subito la parola alla collega Elena Le Bartoni De Angeli, che a partire dalla sua competenza scientifica, dagli insegnamento per esempio alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, Istituto Superiore di Scienze Religiose e in altre sedi, e da quella che è una ormai lunga frequentazione del dialogo interreligioso e interculturale, potrà proporci quella che è l'angolatura che viene dal suo essere nella prospettiva ebraica a tutti i livelli. Prego. Solitamente quello che noi definiamo, come diceva bene il collega Borghi prima, fondamentalismo nelle religioni oggi, è un atteggiamento che nasce soprattutto dalla chiusura e dalla paura. Chiusura che deriva dall'aver timore di confrontarsi con chi è diverso da noi e con chi sta in qualche modo all'esterno, e paura di perdere la nostra identità. Mentre in realtà le tradizioni di fede nascono nelle diverse accezioni, nelle diverse configurazioni, come esperienze di grande libertà. Se pensiamo al modo in cui i nostri tre monoteismi, dalla cosiddetta mezzaluna fertile, dal Medio Oriente, geograficamente parlando, sono nati per poi diffondersi in tutto il mondo, noi troviamo persone estremamente libere, troviamo persone che guardano oltre aprendo orizzonti nuovi. Se noi per esempio consideriamo che lo stesso ebraismo, nel momento in cui la rivelazione che è per lui stesso e per tutti i popoli viene data al Monte Sinai, la riceve e la reinterpreta come, non tanto come parola scritta su tavole, ma come libertà incisa su tavole, e lo fa con un gioco permesso dal fatto che la lingua ebraica, come l'araba, essendo solo consonantica, cambiando le vocali può cambiare il senso di alcuni gruppi consonantici della parola, e quindi l'ebraismo cambia il verbo harut, il passivo harut inciso su tavole, con herut, libertà su tavole, e dice: questa parola che ti è stata data incisa sulle tavole dell'alleanza, vivila come libertà su tavole. E che già dice quanto questa parola, che diventa strettamente connessa chiaramente a una prassi di fede, debba essere liberante. Quindi queste tradizioni nascono come adesione a una parola più libera. Cos'è che poi cambia le cose talvolta strada facendo? Se guardiamo al contesto storico in cui certi momenti di rigidità sono emersi, ci accorgiamo che il cambiamento spesso viene dettato dalla paura, dalla necessità di non perdere la propria identità di fronte alla novità. Io penso al giudaismo che, dopo la caduta del Tempio, deve ricostituirsi attorno allo studio delle scritture, e guarda caso proprio in quel momento prevale che cosa? La linea del maestro Shammai, noto per le sue rigidità, contrapposta a quella del maestro Hillel, noto invece per le sue aperture. Perché? Perché l'obiettivo è: non dobbiamo perdere la nostra identità adesso che il Tempio non c'è più. Ecco, ed esempi di questo tipo ne potrei fare molti.
Cos'è però che, nonostante le difficoltà della storia, rimane il motore che cerca di andare al di là delle posizioni rigide o fondamentaliste? È il motore di una tradizione che continua a custodire un senso non solo di apertura al nuovo, ma di capacità di discussione interna alla comunità stessa per adattare la prassi di fede alle nuove esigenze. E quella che è sempre stata un po' la molla positiva dell'ebraismo e che lo ha reso una tradizione religiosa multiforme, dove non c'è magistero, c'è un unico dogma, Dio ha parlato, ma su cosa ha detto non solo è bene discutere, ma si deve discutere, perché la rivelazione non è più in cielo, è nelle mani degli uomini, e per questo deve essere non solo continuamente ricompresa, ma anche nel suo aspetto applicativo aggiornata. E su questo vorrei solo ricordarvi due elementi tradizionali che forse non sono molto noti fra i cristiani, forse non fra i presenti, che vedo sono facce note anche ad altri contesti, ma che soprattutto in una tradizione cristiana e soprattutto cattolica, dove si è cresciuti per molti secoli con l'idea che la parola rivelata abbia un'unica interpretazione, trova invece nell'ebraismo un atteggiamento completamente diverso. Proprio perché l'unico dogma è che Dio ha parlato, ma su cosa ha inteso dire bisogna discutere, la tradizione ebraica ha sempre insistito sull'importanza del cogliere tutti i punti di vista, non solo della singola parola rivelata, ma anche della possibile soluzione nell'applicazione della prassi. E i fondamenti tradizionali sono sostanzialmente due. Il Salmo 62, che a un certo punto dice, mi pare sia il versetto 12, una parola Dio ha detto, ma io ne ho udite due, il che vuol dire che la rivelazione divina è eccedente l'unicità spesso del linguaggio umano, ma può avere molteplici significati. O qualche altra scuola rabbinica ha fondato questo su un passo di Isaia, che di Geremia, dove il profeta dice che la parola rivelata è come è paragonabile alle scintille che sprigiona un martello quando batte sulla roccia. Che cosa succede? Dice il profeta, tutte le scintille sono segno di una verità, ma nessuna scintilla la contiene tutta. Quindi da un'unica parola della rivelazione possono derivare dottrine diverse. Questo spiega perché nelle fonti rabbiniche sulla stessa questione sono conservati pareri diversi dei maestri, talvolta anche contrapposti, apparentemente antinomici. Perché? Perché la verità è qualcosa a cui si va incontro insieme, discutendo, sviscerando tutti i punti di vista possibili, e non è un presupposto, come invece ha tematizzato un certo lungo periodo della filosofia dell'Occidente, che ha visto nella verità un presupposto. Per l'ebreo la verità è un punto di arrivo, e se è un punto di arrivo nessuno la può possedere e nessuno soprattutto la può detenere come propria. Su questa base quindi l'ebraismo ha cercato di sviluppare una prassi sia religiosa che laica nell'apertura il più possibile dialogica. È chiaro, questo però si è scontrato con momenti storici non solo passati come quello appena ricordato, ma anche recenti, dove la paura per l'insorgere dell'antisemitismo, la paura che può nascere da certi contesti storici non sempre favorevoli agli ebrei, portano spesso alla chiusura. Per cui non è un caso che soprattutto gli scrittori israeliani contemporanei, che sono un po' la coscienza critica anche non solo di come l'ebraismo sta vivendo la delicata situazione medio orientale, ma anche di come si pone nei confronti delle altre culture, spesso nei loro romanzi, nei loro interventi,
cercano di riportare questo elemento tradizionale forte al suo dover essere. Tra questi credo che il più significativo in questo momento sia Amo Soz, di cui tra l'altro in italiano è appena stato pubblicato un libro che si intitola Contro il fanatismo e che raccoglie tre lezioni che lui ha fatto agli inizi del 2000 all'Università di Tubinga. In queste lezioni lui mostra come l'ebraismo stesso a volte ha perso di vista questa capacità dialettica, rischiando di cadere nel fanatismo e nel fondamentalismo. Ve ne vorrei leggere solo un paio di passaggi, tanto per darvi un'idea. Innanzitutto lui ripropone una storiella. Sapete che l'ebraismo è molto ironico e spesso veicola determinate posizioni attraverso le storielle. E questa storiella è ambientata a Gerusalemme, dove seduta in un piccolo caffè c'è una persona anziana che a un certo punto vede accostarsi un'altra persona a consumare con lui, che si rivela come Dio in persona. Questo avventore non crede che lui sia Dio, quindi lo mette alla prova, gli pone delle questioni che lo convincono sul fatto di essere al cospetto di Dio, e a questo punto gli pone una domanda: caro Dio, per favore dimmi una volta per tutte chi possiede la vera fede, i cattolici, i protestanti o forse gli ebrei o magari i musulmani, chi possiede la vera fede? E allora in questa storia Dio risponde: a dirti la verità, figlio mio, non sono religioso e non lo sono mai stato. La religione nemmeno mi interessa. È come dire, ecco, se la religione è quella che state praticando ora, non mi interessa perché io sto da un'altra parte. Come dire, torna alla verità dei tuoi testi e forse ti accorgerai che quella tradizione che hai costruito a partire da quella parola rivelata magari è andata in un'altra direzione. Questo è un modo molto ironico, molto ebraico, con cui Oz affronta in prima battuta il problema del fondamentalismo. Però tipico di Amo Soz, non solo di queste lezioni, ma anche di molti suoi romanzi, molti ormai li trovate tradotti in italiano, tutti editi da Feltrinelli, in molti romanzi insiste sul valore positivo del compromesso. Tra l'altro su questo aspetto è ritornato più volte anche negli inviti che Fazio gli ha fatto alla trasmissione Che tempo che fa. Ecco, più volte Amo Soz è tornato su questo discorso. E in che senso considera il compromesso una via di dialogo per evitare il fondamentalismo? Perché lo fa a partire dal fatto che nella lingua ebraica il termine compromesso si configura dalla stessa radice del verbo andare d'accordo, dalla radice sakam. Ecco. Quindi l'accordo e il compromesso in ebraico vengono dalla stessa radice verbale. Mentre nel nostro così, linguaggio, modo di percepire il compromesso occidentale, noi spesso vediamo nel compromesso una negatività, in Medio Oriente nel compromesso si vede il minimo accordo possibile. E allora capite perché Oz si pronuncia in questo modo. Nel mio vocabolario, nel mio mondo, la parola compromesso è sinonimo di vita. E dove c'è vita, ci sono compromessi. Il contrario di compromesso non è integrità, e nemmeno idealismo, e nemmeno determinazione o devozione. Il contrario di compromesso è fanatismo e morte. Cioè, in altri termini, cui poi lo sviluppa più ampiamente, in altri termini lui dice: se non sono capace di risolvere una questione difficile cercando con un compromesso il minimo accordo possibile, certo, in nome di quella che io ritengo la mia integrità, posso arrivare anche a annientare l'altro. Quindi è interessante questo approccio, ci dice che l'approccio alla verità non è solo quello dell'Occidente, ce n'è anche un altro. Ma vorrei concludere con un altro esempio che riprendo dalla
sua terza lezione a Tubinga, dove lui sostiene che l'essenza del fanatismo stia anche non solo nell'incapacità di compromesso, ma nel desiderio di costringere l'altro a cambiare. E guardate che esempio fa. Chiama questa attitudine, costringere gli altri a cambiare, un'inclinazione comune a rendere migliore il tuo vicino, a educare il tuo coniuge, programmare tuo figlio, raddrizzare tuo fratello, piuttosto che lasciarli vivere. Il fanatico è la creatura, dice Oz, più disinteressata che ci sia, in quanto il fanatico è un grande altruista, è più interessato a te che a se stesso, vuole salvarti l'anima, vuole redimerti, vuole affrancarti dal peccato, dall'errore, dal fumo, dalla tua fede o dalla tua incredulità, vuole migliorare le tue abitudini alimentari, vuole impedirti di bere o di votare nel modo sbagliato. E l'elenco continua. Ma come dire, attenzione, se pensi di avere la verità in tasca, se non vuoi scendere a compromessi per la tua integrità e vuoi cambiare l'altro perché tu solo sai qual è il suo bene, questo vuol dire che hai tutte le caratteristiche del potenziale fanatico. E allora vorrei concludere ricordando invece le parole di un grande rabbino livornese di fine Ottocento, Elia Ben Amozeg, che ha scritto un bellissimo trattato su Israele e l'umanità, che trovate tra l'altro edito in italiano da Marietti, e che proprio considerando il monoteismo nelle sue varie accezioni e nei suoi sviluppi oltre l'ebraismo, quindi cristianesimo in particolare, l'Islam lo menziona poco, ma quel che dice si può tranquillamente allargare anche a questa tradizione, lui ricorda innanzitutto che il monoteismo è una realtà talmente grande che non può essere compresa e perseguita attraverso un'unica via, ma richiede proprio per la sua grandezza un approccio attraverso vie diverse. E sostiene che la vera essenza dell'ebraismo emerge proprio quando l'ebreo sa riconoscere il bene e la verità in altre tradizioni religiose, non soltanto monoteiste. Quindi Oz ci ha riproposto in termini un po' più attuali un insegnamento tradizionale che in Elia Ben Amozeg è fissato in maniera autorevole. La vera essenza di una religione si trova quando sa riconoscere il vero e il buono anche negli altri. E allora a questo punto non c'è il rischio di perdere l'identità, ma c'è la consapevolezza che i valori sono trasversali e che per vie seppur diverse camminiamo tutti verso l'unica meta. Quando nel febbraio del 2012 noi tre ci trovammo a Gerusalemme per guidare un viaggio intitolato Gerusalemme secondo le tre religioni monoteiste, secondo le tre prospettive abramitiche, e ci capitava di essere presenti ovviamente a poca distanza l'uno dall'altro negli stessi luoghi che evidentemente, per ragioni che non dobbiamo ripeterci questa sera, sono caratterizzati da sempre dalla commistione di elementi diversi, dall'integrazione, dall'interazione. Spesso ho pensato a cosa potrebbe essere un cammino di carattere religioso che veda, nella logica del dialogo che Elena Lea Bartolini De Angeli evocava prima, dal punto di vista cristiano. Allora, in uno, come voi sapete, il Cardinale Martini ebbe la gioia di vedere il meridiano dedicato dalla Mondadori a lui prima di morire. Il meridiano relativo a Martini uscì nell'ultimo scorcio del 2011, quindi pochi mesi prima che il Cardinale morisse. Ecco, all'interno di quella raccolta di suoi scritti, intitolata Le ragioni del credere, vi era un contributo che aveva questo titolo, e ha questo titolo, Le ali della libertà. In quel contributo il Cardinale, tra l'altro, scriveva: quando c'è gioia, cioè un'interiore zampillante serenità, quando c'è capacità di leggere ovunque i segni della presenza positiva di Dio, quando ogni situazione è interpretata nel verso giusto, come qualcosa che ci aiuta veramente a crescere, quando ci sentiamo amati da Dio e quando sentiamo che Dio fa tutto per il nostro bene, allora giustizia, pace e gioia sono i segni dello Spirito, sono l'anticipo del regno già presente e operante. Non possiamo rendere presente il regno se non passando attraverso questi valori. Che bello.
Allora, in questa prospettiva, che non ci stupisce venendo da un uomo che del dialogo tra le culture ha fatto una delle ragioni fondamentali della sua vita, e non soltanto dal momento in cui è diventato arcivescovo di Milano, ma anche in epoche precedenti, possiamo cercare di vedere, seppur brevemente, quali sono gli elementi che dai testi neotestamentari in particolare vengono per sottolineare il rapporto positivo tra fede e vita, il rapporto positivo tra fede e logica del dialogo, soprattutto se noi consideriamo due registri in particolare. Il primo, riferito alla fede come elemento che salva, cioè che porta alla pienezza di vita, e il secondo elemento come logica di una fede che fa vivere in modo più efficace, positivo e costruttivo rispetto al fatto di essere in assenza di questa prospettiva di vita. Allora, se noi facciamo una breve carrellata di riferimenti testuali e vediamo quali sono gli elementi che ci aiutano in questa direzione, penso che possiamo avere occasioni interessanti a vari livelli. Mi riferisco innanzitutto al tema la fede che salva. Molto spesso noi abbiamo della nozione di salvezza una accezione negativa, preoccupante, talora anche quasi terroristica, perché nei secoli, dobbiamo riconoscerlo, la dimensione della salvezza è stata associata molto spesso proprio a una prospettiva che andava alla ricerca di qualche cosa che doveva liberare da elementi di soffocamento di carattere religioso, culturale, esistenziale. Ora, se noi andiamo a riprendere alcuni brani, per esempio nelle versioni evangeliche, canoniche, in particolare quelle sinottiche, cioè Marco, Matteo e Luca, e contestualmente per esempio negli Atti degli Apostoli, vediamo degli aspetti che sono veramente molto interessanti, perché sono racconti in cui l'elemento di promozione della vita è particolarmente rilevante, e nello stesso tempo ciascuno degli oggetti di questa attenzione del Nazareno è persona fuori dagli schemi, fuori da una logica di accettabilità comune. Faccio qualche esempio più concreto. Il brano della guarigione della donna emorragica, che troviamo in Marco 5 paralleli, quella donna che da 12 anni perdeva sangue e fa di tutto per toccare Gesù da dietro senza essere vista, ha come elemento culminante non soltanto la guarigione fisica, che nel testo evangelico viene sancita, ma anche la piena riabilitazione sociale, che la porta a farsi avanti in modo che sia accolta nel contesto di coloro che l'avrebbero, la ritenevano impura per la condizione di emorragia in cui si trovava. Quindi in quel caso l'affermazione conclusiva del testo evangelico, la tua fede ti ha salvato, che cosa significa in altre parole? Che la fiducia che questa donna ha nei confronti del Nazareno, certo la porta al ristabilimento fisico, alla fine delle sofferenze drammatiche che subiva da tanti anni, ma nello stesso tempo la mette nella condizione di ritornare a una relazione con il contesto dei suoi rapporti normali, molto più serena, certamente molto diversa da quella che in precedenza aveva potuto per molti anni vivere. Un altro esempio, sempre un racconto di miracolo, il cosiddetto epilettico di Marco 9, quel ragazzo che il padre porta a Gesù perché i discepoli non erano stati in grado di guarirlo, perché Gesù possa fare qualche cosa. E quello che è interessante è vedere come il dialogo che noi troviamo in quel brano di Marco 9, 14-29 è non innanzitutto sulla guarigione del figlio, ma innanzitutto sulla fede del padre. E quello che è interessantissimo è vedere come la guarigione di quel ragazzo arriva, certo, è l'ultimo esito del racconto, ma prima vi è una diatriba vera e propria che porta il padre a dire di essere nello stesso tempo credente e insufficiente nella fede. Quindi in quel caso il racconto ci parla di una fede che salva, certo, salva il figlio attraverso il padre, ma nello stesso tempo alza il livello di relazione con Dio del padre e il livello di relazione umana tra il padre e il figlio. Facciamo un altro esempio. Siamo nel Vangelo secondo Matteo, al capitolo 8, l'episodio del cosiddetto centurione in cui figlio viene risanato. Quel centurione chi era? Un uomo che aveva una grande autorità nella zona, è molto probabile. Un uomo che si preoccupava
per colui che alcuni ritengono il servo, altri il figlio, la maggior parte delle letture propongono per la nozione del servo piuttosto che del figlio, si preoccupa in ogni caso di un servo che è assolutamente un suo sottoposto e non si ritiene degno di essere colui che accoglie Gesù nel contesto della sua casa, dice: è sufficiente che tu dica una parola perché il mio servo sia guarito. La guarigione avviene, certamente. E nel testo matteano, il Gesù matteano sottolinea come egli ha trovato più fede in quest'uomo, evidentemente al di fuori del contesto religioso tradizionale giudaico, di quanto ne aveva trovato spesso in Israele. Non abbiamo il tempo di approfondire la lettura di quel passo, ma è un passo formidabile nel dare il senso di questo doppio, riferimento, di questo doppio richiamo. Passiamo agli Atti degli Apostoli, al capitolo decimo. Uno dei personaggi principali di quel capitolo è Pietro. Cornelio è l'altro personaggio importante. E alla fine di quel testo, Pietro inizia un piccolo, importantissimo discorso che si avvia con la famosa affermazione: mi sto rendendo conto che Dio non fa preferenze di persone. E quello che è interessante è che in quella dinamica in cui Pietro trova nel testo degli Atti degli Apostoli la necessità di vivere la sua fede in modo universale, quello che emerge chiaramente è che la fede che viene richiamata è una fiducia in un Dio che innanzitutto pratica la giustizia nei confronti degli esseri umani e a cui esseri umani a cui è richiesto a loro volta di praticare la giustizia nei confronti dei loro simili. Questo per quel che riguarda la nozione di fede che salva. Ma se noi passiamo alla seconda breve serie di testi rispetto alla rubrica, chiamiamola così, la fede che fa vivere, beh, allora noi troviamo testi estremamente interessanti. Facciamo un riferimento che esce dai sinottici, Giovanni 3, l'incontro tra Gesù e Nicodemo. In quel passaggio importante ricordiamo come culminante la famosa affermazione: Dio ha tanto amato il mondo da mettere in condizione il mondo di non essere condannato. E in quella logica, in quel testo, il riferimento qual è? Essere credente significa avere un atteggiamento di fiducia in Dio, fiducia che passa assolutamente attraverso una logica che non è la logica della condanna, della prevaricazione, della violenza, ma è una logica che si apre in modo chiaro, significativo, a una prospettiva d'amore. Un ultimo riferimento tra i tanti possibili. Nella lettera di Giacomo siamo al di fuori, certamente, dei Vangeli, siamo al di fuori delle lettere paoline, siamo in una delle lettere denominate comunemente lettere cattoliche. Capitolo secondo, laddove vi è quella famosa confronto che ha avuto una grandissima importanza anche nel dibattito e negli scontri tra cattolici e protestanti all'altezza del XVI secolo e XVII, nel rapporto tra fede e opere, che cosa diventa assolutamente fondamentale? Una prospettiva nella quale non è possibile dire di credere in Dio se questa fede non trova delle radicali trattazioni e realizzazioni in opere costruttive a favore degli altri. Questo è molto ebraico, certamente, ma nello stesso tempo, nella logica neotestamentare complessiva, è un allargamento ulteriore di questa prospettiva che viene dal Gesù dei Vangeli, che viene da tanti altri ambiti. Allora, noi che cosa possiamo dire al termine di questa brevissima rassegna? Potremmo fare tanti altri riferimenti, potremmo citare tanti altri testi, che questa prospettiva religiosa è una prospettiva che apre all'interazione con l'altro in senso molto largo, nel momento in cui è assolutamente attenta a evitare tre scadimenti che sono certamente molto negativi. Da un lato un devozionismo, un ritualismo che è chiuso in sé e pensa che solo dalla partecipazione al singolo rito passi la religiosità dell'individuo. In quel senso c'è quel passo straordinario di Matteo 5: mentre stai per portare il tuo dono all'altare, lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, fermati, lascia lì il tuo dono, va, riconciliati con tuo fratello, poi torna e presenta il tuo dono. Dove è del tutto evidente che non è la vita in funzione del rito, ma è il rito in funzione della vita. E se oltre al ritualismo e devozionismo pensiamo a qualche altro aspetto negativo, certamente ve ne sono altri due, almeno. Il settarismo da una parte,
il settarismo che chiude in sé, che fa pensare di essere i detentori della verità, i veri interpreti della, lo diciamo dal punto di vista cristiano, della autentica fede cristiana, peggio ancora, dell'autentica unica appartenenza possibile alla Chiesa. A questo proposito, nel recente incontro che Papa Bergoglio ha avuto con 70.000 membri di Comunione e Liberazione in Piazza San Pietro il 7 marzo scorso, cito questo fatto, ma ne potremmo citare tanti altri, il ricordo, la necessità di essere del tutto al di fuori di qualsiasi autoreferenzialità, di qualsiasi convinzione di essere i detentori dell'autentica modalità di essere cristiani, è stato ampiamente ricordato. Ma c'è un ultimo elemento che mi pare altrettanto importante e che è auspicabile che si possa superare. L'idea di essere coloro che possono in modo determinante, definitivo, proporre la logica di vita fondamentale per tutti. Quindi non soltanto il settarismo, non soltanto il devozionismo, ma anche un fondamentalismo nel senso deteriore del termine che mi pare assolutamente negativo. Allora, se noi ragioniamo in questi termini e ci chiediamo, ma allora che cos'è la verità secondo la prospettiva neotestamentaria, quindi le origini cristiane e poi questa è una logica che certamente ci accompagna e ci può accompagnare anche nella nostra contemporaneità. Ecco, certamente la verità che dal cristianesimo emerge, non soltanto dal cristianesimo, ma certamente dal cristianesimo, è essenzialmente l'amore di Dio manifestato in Gesù Cristo. L'amore di Dio che propone agli esseri umani una scelta di vita che è innanzitutto pensare di crescere insieme all'altro, non nonostante l'altro. Allora non c'è una logica dottrinalistica, non c'è una logica di chiusura in sé, c'è una prospettiva che è innanzitutto ed eminentemente relazionale. Allora, se prima si ricordava nella riflessione che la collega ha proposto, dalle parole di Amos Oz a una serie di altre riflessioni, che la considerazione dell'altro diventa fondamentale, allora pensare che ciascuno possa crescere, e nella prospettiva cristiana il discorso arriva poi in modo culminante alla morte di croce e poi all'apparizione del risorto, per quel che i nostri testi ci dicono, allora l'idea che si possa crescere interiormente e socialmente, non contro l'altro e nonostante l'altro, ma insieme all'altro, diventa la strada fondamentale sulla quale costruire non soltanto il dialogo di carattere interreligioso, ma qualsiasi tipo di convivenza giorno per giorno, momento per momento. Se noi pensiamo a quello che è stato che è stata l'Europa tra il 500 e il 700 in termini di guerre tra cosiddetti cristiani, cosiddetti credenti, dal punto di vista devastante, quel che è stato nei secoli successivi, pensate a quel che è successo nel XX secolo per esempio, contrapposizioni per esempio tra cattolici e protestanti in Irlanda del Nord, sia pur per ragioni che, come noi sappiamo, erano molto più articolate di queste, però che avevano anche questo elemento come dato di fondo. Allora, se noi pensiamo a tutti questi aspetti, ci chiediamo, e possiamo dirci davvero, tentare di essere religiosi è molto importante, certamente, non è necessario essere dei religiosi per essere credenti nel senso radicale del termine, ma è del tutto evidente che il rischio di essere religiosi senza essere credenti è sempre dietro la porta. Grazie a voi. Tante cose probabilmente non le abbiamo capite perché non ci sono mai state spiegate nel modo giusto, perché c'è stato un modo di coprirle o di travisarle, insomma. La domanda appunto sulla verità, che sembra porsi in termini molto filosofici, dottrinali, eccetera, dovrebbe avere già una implicita risposta nel fatto che quando Dio parla non rivela dei catechismi, non è mai successo. E quindi sia nella tradizione biblica, sia nel primo che nel secondo testamento, sia in quella coranica, in effetti c'è molto poco di dottrinale. E anche molto poco, almeno nel Corano vi sorprenderà, di legale, di giuridico, di normativo. Infatti i musulmani hanno dovuto subito sviluppare la sunna, la tradizione del profeta, dopo la morte di Maometto, perché nel Corano non c'è scritto neanche esattamente quante volte bisogna pregare al giorno, come si fanno le abluzioni, i riti del pellegrinaggio e tutte queste cose, cioè non sono specificate. E allora, raccogliendo tutti gli aneddoti, i racconti su come il profeta faceva
e i suoi primi compagni facevano, la Sunna è andata a completare persino le basi dei cinque pilastri del culto islamico. Quindi evidentemente non abbiamo mai voluto, non siamo stati mai messi in grado di capire che forse Dio è un tantino meno logico di quello che noi vorremmo che fosse o ci immaginiamo che fosse, e che è molto più umano, nel senso che quando ci rivolge a noi ci fa dei racconti, come un genitore racconta delle favole, delle storie ai suoi figli, ai piccoli, certo con l'intento anche di educarli, ma forse sapendo bene che a un certo punto questi bambini cominciano a capire che dietro la storia c'è qualche cos'altro e non è proprio da prendere così alla lettera. Per cui io cerco sempre, quando posso, di mettere accanto ai testi sacri, eccetera, anche tante altre cose che fanno parte, per esempio, della letteratura, come ha fatto anche Elena leggendo Amos Oz, della tradizione, della saggezza popolare, che vengono a smussare certi aspetti che ci sembrano talvolta veramente un po' spaventosi di queste tradizioni religiose e di pensiero che non ammettono discussioni, che non ammettono dubbi, che non ammettono divergenze, disobbedienze. E mi viene in mente una storiella molto simpatica che è riferita appunto al Johà. Johà è in arabo Pierino, Bertoldo, insomma, e poi diventa Giufà in Sicilia, no? Durante la dominazione araba nascono queste storie di Giufà, che poi in realtà Johà dell'Africa del Nord, e questo Johà ovviamente è lo stupido ma anche il saggio, è il contadino, sì, sì. Ma che a volte mette in difficoltà i sapienti e i potenti, perché rivela una saggezza nascosta e paradossale. E infatti a un certo punto lui, come sempre succede a questi personaggi, ha esperienze di tutti i tipi, e un giorno lo nominano giudice. Non so, il giudice è malato, c'è un... gli dicono, dai, fai tu il giudice. E lui, tutto naturalmente, è orgoglioso, si mette lì, e arrivano i primi due litiganti, la prima causa, e uno gli spiega tutta la questione dal suo punto di vista, e lui dice, sai, devo dirti che mi sembra proprio che tu abbia ragione. Poi arriva l'altro, che invece è contendente, e gli racconta tutta la storia, e alla fine, sai, devo proprio dire che mi sembra che tu abbia ragione. E un terzo che è presente gli fa, scusa, ma come fanno a avere ragione tutti e due? Cioè, o ha ragione uno o ha ragione l'altro, che giudice sei. Ma sai che mi sembra che tu abbia proprio ragione. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che anche la religiosità è un'esperienza che poi diventa anche una dottrina, che poi diventa anche culto, che diventa legge, eccetera, eccetera. Noi non dovremmo mai dimenticare che essere religiosi o essere umani, gli esseri umani hanno dentro anche questa dimensione del religioso, del trascendente, del misterioso, di ciò che supera la natura umana, è prima un'esperienza e poi tutto il resto. E le nostre esperienze sono esperienze contraddittorie, perché è la realtà che è fatta così. Perché ho fatto questa premessa? Perché il fondamentalismo è la negazione di questo. Il fondamentalismo, soprattutto quello islamico recente, ma che come quegli altri delle altre religioni, è una reazione alla modernità, e la modernità significa cambiamenti molto rapidi, molto veloci e imposti dall'esterno talvolta, soprattutto per il mondo musulmano, perché mentre la modernità nasce in Occidente, tanti altri paesi, ma non soltanto quelli islamici, ma anche l'India o la Cina, eccetera, che avevano secolari civiltà di tutto rispetto, si sono trovati di fronte a stili di vita, a ingerenze anche molto forti a livello economico e commerciale, eccetera, che hanno fatto incrinare un po' la concezione tradizionale dell'esistenza, prima ancora che le dottrine. Quindi una mutazione un po' anche antropologica, il rapporto tra i giovani e i meno giovani, tra gli uomini e le donne, tra il gruppo e l'individuo. Queste sono le cose poi di base su cui forse anche la nostra società di quando eravamo ragazzini noi, più o meno abbiamo tutti la stessa età qua, era molto più simile a una società tradizionale. Insomma. Mio nonno camminava avanti a mia nonna,
per strada, non andavano mano nella mano, erano nati nell'Ottocento. Lo fanno anche certi rabbini oggi. Appunto. Che cos'è questo fondamentalismo? È la voglia di mantenere una società tradizionale, a volte anche giustificato, perché quando sento un bambino che insulta un genitore o una persona più anziana, come non abbia fatto un gran progresso. È vero che la libertà di esprimersi, però insomma, forse se c'è un rispetto dei più giovani verso i più anziani, la cosa non è così negativa. Però noi abbiamo poi naturalmente esagerato, come tutti, sapete che la storia va a pendoli, no? Per cui troppa autorità fino a un certo punto, poi dopo troppa libertà e si superano. Scusa, anche ci sono delle mamme che giustificano dei limiti. Addirittura. Io ho saputo recentemente una storiella incredibile. Ah no, no, purtroppo anche chi dovrebbe avere poi questo ruolo invece educativo, eccetera, magari invece dice, ma no, ma poverino, lui voleva soltanto scherzare, voleva, gli giustificano, e invece si perdono un po' i ruoli, cioè, si perdono i ruoli in tanti punti di vista, sapete poi il pasticcio della modernità in cui siamo tutti, anche nelle questioni di genere, eccetera, che sta emergendo. Allora, sicuramente l'Islam ci sembra la tradizione religiosa più fondamentalista, ma in realtà è perché è quella che più di recente, dall'esterno e in modo drammatico, perché la storia, anche recente dalla Prima Guerra Mondiale in qua, col colonialismo, con le dittature, con i colpi di Stato, con la violenza, con la corruzione, eccetera, espone più facilmente a questo sogno che è quello di restaurare una realtà mitica in cui tutto andava bene perché tutti obbedivano, stavano al loro posto, eccetera. Non è mai successo così, nel senso che anche nelle epoche che noi riteniamo delle origini i problemi c'erano. Nel cristianesimo delle origini si litigava di brutto, non parliamo dei concili e i primi quattro califfi, cioè i discendenti, i successori di Maometto come guide della comunità, che erano due suoceri e due generi del profeta, in 30 anni 3 su 4 sono morti ammazzati. Quindi quando i miei amici musulmani dicono ma sai dobbiamo tornare al califfato, dico quale califfato? Quello dei primi. Capisco che c'è un carisma in queste persone, che voi vedete quasi un califfato apostolico, ma non è che fossero tutte rose e fiori, insomma. Quindi non potete negare l'esperienza umana è sempre un'esperienza limitata e inquinata da interessi, da gelosie, da differenze senz'altro, magari anche soltanto psicologiche, per cui io una persona non riesco a comunicarci, non andiamo d'accordo, perché siamo fatti diversi, insomma, anche una biochimica a volte della comunicazione. E allora capite com'è stupido l'atteggiamento del fondamentalista che vuole chiudere la porta quando ormai voi sono scappati. E mentre nella realtà e nell'esperienza tu trovi sempre, anche quando sei a contatto con le persone di altre religioni, poi questa ricerca della verità, del giusto rapporto con l'assoluto, eccetera, che ti commuove, se hai stabilito con gli altri un rapporto di fiducia, di comunicazione. E chiudo dicendovi quello che mi è proprio successo, facendo questo mestiere faccio l'islamologo, ma io non sono musulmano. Eppure tanti giovani musulmani che mi conoscono mi prendono come punto di riferimento. Un giorno è venuta da me una ragazza che si era già velata e mi ha chiesto, prof, ma è vero che nel Corano c'è scritto che noi dobbiamo mettere il velo? E io le ho chiesto, ma scusa, perché lo chiedi a me, non lo chiedi all'imam? Sei musulmana, io sono professore, ma perché di lei mi fido. Anche io ho detto, ho sbagliato. Non sarei un bravo educatore se io ti dicessi cosa penso io. Se vuoi andiamo a leggere quei versetti del Corano che parlano del hijab, non parlano del hijab, cioè usano un'altra parola che è jilbab, quindi già c'è questo problema. Tu ti sei messa questa cosa che dici che è hijab, però sappi che il Corano quando parla di una roba che le donne devono mettersi sulla testa usa un'altra parola e nessuno te l'ha detto. Quindi già questo è preoccupante, perché c'è qualcuno che te la racconta come già vuole lui, però metti in dubbio. Mettiamo le bocce, fermiamo le bocce, andiamo a leggerci questi versetti insieme. No, prof, io
non c'ho mica tempo, non c'ho voglia. Poi l'arabo del Corano non lo capisco, perché è un arabo arcaico. Beh, ma allora perché ti sei messa il velo? E sa, ero alla Mecca a fare il pellegrinaggio, lei sta bene, di famiglia, è già andata più volte, pur essendo molto giovane, a fare il pellegrinaggio alla Mecca, ma lo fa sui pullman, Gran Turismo, con l'aria condizionata, no? Negli spostamenti. E dice, guardavo gli altri poveretti sotto il sole cocente a piedi nudi, e diceva, mamma mia, ma come sono fortunata, quante cose mi ha regalato il Signore, io... vorrei, prego, digiuno, sono qui a fare il pellegrinaggio, come faccio a dirgli quanto gli sono grata? Forse dovrei mettere il velo. In quel momento si apre una nuvola e passa un raggio di sole. Dio le ha risposto. E io le dico, cosa vuoi da me? Cosa vuoi dall'imam? Perché vai a leggere il Corano? Hai fatto un patto con Dio. Portati il velo e stai tranquilla. Dopo qualche tempo, essendo lei una persona che ha già... non è proprio più giovanissima, sta arrivando ai 30 anni, è di origine medio orientale, una ragazza non sposata a 30 anni, non va anche neanche bene, non vuole sposare uno del suo paese d'origine perché lei vuole sposare un musulmano italiano come lei, che sia nato o cresciuto qua, perché sa che là magari la mentalità sarebbe quella di farle fare la casalinga soltanto, e lei invece... studiato, gira il mondo, le piace un sacco divertirsi, eccetera, e un giorno me la vedo con i suoi magnifici riccioli neri, lunghi fino alle spalle. E io cosa dovevo andarle a dire? Allora il patto con Dio, andiamo no. a leggere il Corano, e se gli ho detto sei bella come il profeta. E la cosa si è risolta. Spero che trovi presto un marito, anche grazie ai suoi riccioli.